Dove sei? Adarabba, porta disco. Ciao, ciao. Oggi siamo a Porta Vescovo a Rabba. Stiamo arrivando davanti alla mammolata. E cosa andiamo a fare di bello? Il giro dei quattro passi sulla ronda ski. Ci metterò due giorni. Hola, siamo qua. Porta Vescovo. Sotto la ferrata delle trincee. E davanti a noi la regina. Qui siamo dal passo Pordoi, lassù la seggiovia del Pordoi. Adesso prendiamo sta pista per andare a prendere l'altra seggiovia. Sì, allora, prima eravamo là sotto il passo Pordoi, ora stiamo andando qui che non conosco il nome di questo impianto, ma siamo verso di il lupo bianco. Siamo di fronte al passo Pordoi. Tra un po' sconfiniamo in Trentino, possiamo prendere. Bello. Mosca. Panorama dolomitico. Però passano le macchine qua, è vero, siamo sopra il passo, vedi? La macchina. Faccio vedere se allungo, mi fermo là davanti a noi. Il gruppo del Sassolungo, Sasso Piatto, e il gruppo del Sella sempre sulla nostra destra. Guardate che spettacolo. Ciao Pets. Meno male che siamo un po' avanti. Sì. Qui siamo al centro commerciale numero 2. Se la ronda open. Dolomiti Super Ski, ora andiamo al Corrodella secondo la nostra guida turistica di oggi. Per la nostra ski guida. Passo Sella, ragazzi, lassù con le torri del Sella. Sassolungo, 5 dita e Sasso Piatto. È ancora in coda. Siamo appena scesi da là, abbiamo preso la seggiovia, siamo scesi da là, ora andiamo laggiù dove c'è l'altro impianto e ci dirà la nostra guida che direzione prendere. Comunque è bello pensare che quest'estate siamo saliti lassù in cima al Sassolungo. Guardate che spettacolo di panorama. Qui le torri del Sella e lassù Cappanafassa in cima al Pisboe. E da adesso ora siamo al passo Sella e direi che è il secondo passo questo, eh? Siamo secondo, al passo Sella, al secondo passo eseguito. Dei quattro passi.
Sì, qui siamo dall'altra parte, sto sul lungo adesso, andiamo già sull'erba. Adesso andiamo a prendere via Pizzella. Tu che parte? Anche il bagiglio che presta a partire. Questo ci ha portato tanto in alto. Infatti, sopra la strada. Adesso dobbiamo fare un pezzo più. Cioè? Sì, attraverso la strada. Ah, wow, sì. Perché? Perché mi piace. E non si arriva con quella pista di là, visto? No, no, sì, adesso. Qui stiamo andando verso il passo di Gardena. Andiamo verso il passo di Gardena. Ci fermiamo qua. Mettiamo un po' il pezzo. Gli altri. Guardate, guardate che roba. Guardate la pulpezza. Allora, per completare il giro di Sella Ronda bisogna fare questo attraversamento a piedi e dopo prendiamo qua Costabella, Costabella che va anche in Alta Badia e poi verso la nostra partenza dopo l'Alta Badia, è l'ultimo passo dopo l'Alta Badia. Qui bisogna risalire ancora il passo Gardena. Allora, qui ci troviamo sul passo Gardena. Grande Cir e piccolo Cir, fatto quest'estate. Polpetta, te la passa a te? Vuoi che te la passo? Va bene. Qui abbiamo la ferrata, come si chiamava? Le Bisciadù, la sì, Tridentina. La Tridentina, ferrata Tridentina qua. Passo Gardena, la passo a te che va, eh. Vai, vai, vai. Oh, e là là. Ecco il bagiglio. Vai piano. Salutiamo l'Alta Badia.
Sassoon Girl. Dai piedi alla schiena. Adesso andiamo al passo Campo Longo, che è l'ultimo passo da fare. Partiamo e dopo torniamo da Labba. Beh, da qui abbiamo una visuale a 360 gradi con tutte le montagne dell'Alta Badia, con Turina e Slavarella e le nostre Tofane, e si intravede già il Pelmo, e davanti a noi, là dietro, la nostra regina marmolada. Adesso andiamo in là con la mosca zizzà. Panorama, ragazzi, 360 gradi, vediamo un po' tutto. E ci siamo fermati qui al rifugio Back the Roses. Oh, è mai stato la prima volta. Siamo a Cota 2000 e siamo in mezzo a quello che sarebbe il gruppo del Sella, le montagne dell'Alta Badia, le nostre montagne di Cortina. E in fondo si intravede il Pelmo. Siamo ormai di fronte alla Marmolada, e qui giù c'è Labba. Già abbiamo lasciato la macchina. Il video ve lo chiudo da qui, abbiamo fatto il giro dei quattro passi, spero che vi sia piaciuto. Ora facciamo l'ultima discesa che ci porta giù alla Labba, con un panorama sempre spettacolare. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!